Vaccinarsi fa bene, non lasciarti influenzare. Questo lo slogan scelto per promuovere la campagna anti-influenzale dell'ASP di Caltanissetta che in occasione dell'Influ Day, voluto dall'assessorato regionale alla salute, ha organizzato nei locali del Servizio di Sanità Pubblica, Epidemiologica e Prevenzione di Via Cusmano una giornata di sensibilizzazione per invitare nisseni, in particolare gli over 65, i soggetti a rischio e le donne al secondo o terzo trimestre di gravidanza e chi svolge un'attività di valenza sociale a vaccinarsi. 38.000 le dosi distribuite ai medici di medicina generale nei 22 comuni della provincia, solo 3 su 226 non hanno aderito alla campagna. Per l'occasione il direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono e il direttore sanitario Marcella Santino e tante altre autorità cittadine si sono sottoposte alla somministrazione del vaccino per poi indossare la spilla "Io mi vaccino". Vaccinarsi significa prevenire. E nel caso specifico del vaccino anti-influenzale, specialmente rivolto a quelle che sono le popolazioni a rischio, quindi i bambini, i portatori di patologie croniche, gli ultra sessantenni, è un atto che ci consente di avere meno complicanze durante l'epidemia influenzale, ci consente di avere meno morti durante l'epidemia influenzale, perché l'influenza, bisogna che si sappia, può essere anche letale per queste patologie a rischio, ma ci consente anche un recupero importante di mancate giornate di malattia, con tutte le ricadute sociali che ci sono sulla nostra società civile. Lo scorso anno si è registrato un 20% in meno di vaccinazioni nella popolazione over 65, con una ricaduta in termini sanitari. 648 i casi gravi di influenza nella stagione influenzale 2014-2015, 163 i decessi. Vaccinarsi non solo fa bene, ma è importante perché previene una serie di malattie croniche che possono colpire soprattutto le fasce più a rischio, quali i pazienti ultra 65 anni, che possono prevenire anche forme di mortalità o che possono diminuire malattie come la meningite. Voglio solo fare un piccolissimo appunto: l'anno scorso, che la vaccinazione non è stata efficace, è molto aumentata l'infezione da pneumococco e sono molto aumentati le meningiti ed è cresciuta di tantissimo la mortalità in questa popolazione. Quindi vaccinarsi non solo è utile, ma diciamo che è quasi importante e indispensabile.